Primo tempo eccezionale di una Fiorentina che ha ritrovato l'efficienza di Capitan Dunga sul centrocampo anche se doveva rinunciare a Baldonovo. Nappi, che lo ha sostituito, forse è stato il peperino che ha gettato scompiglio nelle retrovie nerazzurre, vivacizzando nel contempo la manovra dei suoi. L'Atalanta, si dirà, poi ha risentito dell'assenza di Stromberg, anche se viene rifusata una Stromberg dipendenza. Nel giorno squadra, perché la Fiorentina è da elogiare in blocco, sono emersi sul piano dei contenuti Kubik, Lakatos con il rumeno, autore di una magistrale doppietta, e scontento, chissà perché alla fine. Volendo analizzare ancora criticamente la squadra viola sul piano dei contenuti, era logico che il pressing voluto da Lazzaroni alla ricerca del risultato subito e continuativo abbia creato qualche problema nel contenere l'Atalanta proiettata a ricercare comunque un gol, che alla fine troverà con Caniglia il solito falco implacabile. Bella partita dunque che i viola mettono al sicuro nel primo tempo con la doppietta di Lakatos, vediamola, sempre di testa dopo 11 minuti, e al 42esimo con l'assist ancora di Kubik. Di risposta Atalantina, forse sul piano del rischio viola c'è solo la bella deviazione di Evair di testa. Ma le occasioni mancate dalla Fiorentina sono state numerose. La partita non ha più storia dopo 2 minuti della ripresa. Felicani dice che è rigore. Gli altri, per tutti Nappi e Pasciullo, sostengono. Ma io ho stoppato la palla dopo ricevuto la palla da Kubik. E niente, ho sentito uno spintone e sono caduto per terra. Quasi sicuramente io penso che gli estremi per rigore ci siano. L'arbitro era lì, quindi penso che abbia visto lui. Ci ha detto anche che lui ha visto benissimo, quindi meglio di lui non poteva vedere nessuno. E Kubik, implacabile, dal dischetto, 3-0. La Fiorentina dunque smette, l'Atalanta in 10 per l'esposizione di Vigliardi si rianima. Caniglia salva, come si dice in modo abusato, l'onore, ma quel che più conta, il suo ritmo gol. Un'Atalanta pare fin troppo vedova di Stromberg, ma in grado di rimettersi in piedi, si incomincia col presidente. Sul 2-0 io dico che la partita era ancora aperta, poi c'è stato questo rigore e in un minuto anche l'espulsione, questo ha chiuso la partita secondo me. Ecco. Nel primo tempo non ci siamo espressi per quello che sappiamo, abbiamo subito 2 gol da questa Fiorentina che ha spinto in modo notevole, d'altronde lamentavamo anche l'assenza purtroppo di Stromberg che per noi è un elemento determinante. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo subito un calcio di rigore forse un pochino discutibile, abbiamo avuto un'espulsione, siamo riusciti a segnare nonostante fossimo stati in 10, e credo che nel secondo tempo l'Atalanta si sia espressa per quello che sa. Senti, ascolta, per la domenica sportiva un attimo, hai fatto 2 gol. No. Per la DS no? Perché no? C'è una ragione? No. Lei è la signora? Perché, non parla italiano. Perché suo marito è arrabbiato? Non parla italiano. Oggi è stata la giornata di Lakatos, però è andato via arrabbiatissimo, ha detto non parlo, perché dopo Milano, non ho capito, perché ha fatto 2 gol belli, è andato via ed è arrabbiato, e nel suo giorno non parla. C'è alguna cosa, ma penso che questo dopo andrà via anche, perché con 2 reti si può respirare un'aria meglio, in un'atmosfera intorno a noi di buon augurio. Quindi la prossima volta Lakatos parlerà. E anche fare gol.